La speciale classifica del Sole 24 Ore, pubblicata oggi, certifica il salto in avanti di Pescara come qualità della vita. Sindaco Alessandrini, 19 posizioni in più rispetto allo scorso anno. È una classifica che ci fa naturalmente molto piacere, un balzo in avanti rimarchevole perché siamo appunto la terza performance italiana, abbiamo risalito 19 posizioni stabilizzandoci al 62esimo posto. Queste sono classifiche che però significano anche lavoro che c'è alle spalle e il dato più importante secondo me è quello per cui noi siamo sempre secondo questa classifica all'ottavo posto complessivo in Italia per qualità della nostra offerta per il tempo libero e per la cultura. Allora questo ti fa pensare che con la cultura ci si può campare come? E che i progetti strategici, penso a questo documento che noi abbiamo approvato in Consiglio Comunale, cioè Pescara città della conoscenza e del benessere, non sono frutto del caso, non sono frutto di sterili esercizi retorici, ma sono il frutto del lavoro e della passione delle persone. Quindi quando coincide quello che tu pensi in astratto con quella che è la declinazione concreta, beh, certamente quello è un giorno di festa. Ci sono ambiti vari, penso dalla ricchezza dei consumi, e Pescara resta sostanzialmente la locomotiva d'Abruzzo per un momento congiunturale complicato. Poi c'è il, penso al dato ambientale dei servizi, la circostanza per cui lo scorso anno per esempio i problemi della balneazione sono stati, come dire, archiviati o quasi, certo ha contribuito. E poi c'è il dato demografico, c'è la questione della sicurezza, insomma una fotografia articolata rispetto alle tante sfaccettature di cui si compone una città, con un risultato che mostra ancora una volta di più e in modo chiaro la forte attrattività della nostra città, che resta comunque motore dell'Abruzzo a prescindere questo da vecchi o nuovi campanili, ed è appunto la direzione giusta verso cui continuare a lavorare.